Prima di frequentare la Little Prince, ero un ragazzo insolente. Ma quando sono venuto qui, abbiamo recitato Pinocchio e c'era un pezzo in cui a Pinocchio vengono dati dei vestiti. Poi si specchia nell'acqua, vede se stesso ed esclama: «Wow, sembro molto intelligente!» Ma il padre gli dice: «Non sono solo i vestiti che fanno l'uomo, ma i vestiti puliti!» Penso che questa frase, sebbene fossi giovane, abbia avuto un impatto decisivo sulla mia vita. Da quel giorno mi sono detto: devi essere pulito. Perché prima di andare a scuola, la vita era solo qualcosa di molto lontano dall'essere vivo. Andare, camminare, tornare indietro, e ancora andare, camminare e tornare indietro. Non importava la pulizia o altro, andava bene così com'eri. Credo che se non fossi andato a scuola, probabilmente ora ascoltereste una storia diversa di Ignazio Siuma. Kibera è il più grande slum d'Africa. Circa 1 milione di abitanti che vivono in condizioni di povertà assoluta, in baracche di legno, cartone e lamiera, senza rete fognaria, luce, strade e servizi. Violenza e miseria umana dappertutto, apparentemente senza speranza. È qui che 13 anni fa inizia la storia. Ed è un inizio triste, come molte delle storie di Kibera. La mamma di Ignatius è malata e non può lavorare e seguire i suoi figli. E così Ignatius, all'età di 6 anni, ha cominciato ad andare in giro a cercare lavoro. Partiva alle prime luci dell'alba con i suoi amici. Gironzolavano per le strade, facevano lavoretti in cambio di soldi e cibo. E un giorno, proprio su quelle strade, l'incontro che gli ha cambiato la vita. Ignatius ne ricorda con precisione ancora l'ora. Un giorno, mentre gironzolavo per le strade, più o meno alle 3:30 del pomeriggio, mi recai nella chiesa cattolica di St. Michael. Lì incontrai il prete che mi disse: «Domani devi portare i tuoi genitori qui». Inizialmente mi spaventai, ma quando arrivai a casa dissi semplicemente a mia madre che un prete aveva chiesto di vederla. Ma lei non andò. Ignatius, per quanto spaventato, ha intravisto in quel prete uno sguardo buono e così torna da lui. Ed il prete gli ripete di nuovo che vuole vedere sua madre. Ignatius, alla fine, convince la mamma ad andare. E accade qualcosa di imprevisto. Il prete, con nostra sorpresa, accolse mia madre, le diede dei soldi, forse presi dalle offerte, alcuni vestiti e del cibo. Ma prima che ci congedassimo, disse a mia madre: «Voglio che questo ragazzo vada a scuola». Lei non chiese neanche: «Dove troverò i soldi per pagare le tasse scolastiche?». Quando arrivammo a casa mi disse semplicemente: «Vai a scuola». Ma non aveva i soldi. Per Ignatius la scuola era un sogno, ma anche un problema. Non era mai riuscito a frequentare per più di una settimana, spaventato dalla severità dei professori. Ma il prete ha indicato una scuola precisa, la Little Prince di Kibera. È una scuola molto conosciuta nello slum. Così Ignatius, anche se non ha i soldi, può iniziare a frequentarla grazie all'inserimento nel programma Sostegno a distanza. Viene accolto in prima. All'inizio è dura. È troppo abituato a una vita disordinata, per strada, senza orari e regole. E poi è rassegnato, non può immaginare qualcosa di diverso per la sua vita. E anche qui è l'incontro con un'insegnante, la signora Chabitis, che cambia a poco il suo atteggiamento. C'era questa insegnante, Chabitis, ed era sempre lì. Mi diceva: «Devi venire a scuola, se non vieni dovrò punirti». A volte, se venivo a scuola, mi dava il suo cibo in pausa pranzo. Così io prendevo la mia razione e la maestra aggiungeva la sua. Per questo la scuola divenne molto interessante. A quel tempo a casa mangiavamo tutta la settimana solo ugali e qualche cavolo, ma a scuola potevo avere riso e qualche volta anche del succo di frutta o del tè. Così, sinceramente, ho iniziato a frequentare la scuola per il cibo, non perché mi piacesse studiare. Quell'essere accolto per come lui è, unico in classe senza neanche le scarpe, inizia a far breccia nella sua rassegnazione. E così comincia ad appassionarsi a materie come l'inglese o gli studi sociali. Ma è la proposta di una recita di Natale a imprimere una svolta. Quando frequentavo la seconda, c'era un'insegnante, italiana credo, che si chiamava Mary Jo. Ci chiese di partecipare alla recita di Natale. Ebbi fortuna. E da ragazzo di strada quale ero, mi fu chiesto di interpretare San Giuseppe, il personaggio principale.
Quando mi comunicarono questa decisione, non ebbi paura di niente e dissi, ci proverò. Tutto andò bene e molte persone si complimentarono con me. Ehi, hai fatto proprio un bel lavoro! Da quel giorno la mia autostima ha cominciato a crescere. Ignatius si appassiona alla scuola attraverso la recitazione, scoprendo poco a poco le proprie capacità e riprendendo fiducia in se stesso. Nel 2004, insieme ai suoi compagni e agli insegnanti, scrive il copione di una recita che ha come tema Il piccolo principe di Saint-Exupéry. Ed è proprio lui il personaggio principale. E l'anno dopo arriva a Quimera un regista americano. Stavo giocando a calcio a Quimera con degli amici, quando un regista americano che era venuto a girare un film intitolato Quimera Kid, forse molti di voi ne hanno sentito parlare o lo hanno visto, ci chiese chi di voi vorrebbe cantare. Io a scuola avevo acquistato molta fiducia in me stesso. Gli insegnanti si fidavano di me e ogni volta che venivano i miei genitori riuscivo a parlare di fronte a loro. Perciò potevo farlo anche di fronte al regista. Ebbi ancora fortuna e fui scelto come protagonista di questo film che ha vinto molti premi internazionali, tra cui l'Emmy Award. Il 2005 ha segnato una svolta nella mia vita. Mi sono detto, ora so cosa voglio fare. Posso cercare di realizzare il mio sogno e andare avanti. Ma il sogno di Ignatius era ben più grande del fare l'attore. Talmente grande che lui, ragazzo povero che veniva dalla strada, si vergognava quasi di dirlo. Dopo qualche tempo, Rosalia, un assistente sociale di Avsi, mi chiese cosa volessi fare da grande. Le risposi timidamente, «Voglio fare il presidente». Lei mi diede una pacca sulla spalla e mi disse, «Ah, signor presidente, sarai il presidente di questo paese». Io mi sentii entusiasta. Wow! Quindi è possibile diventare presidente! Se lei crede che io possa farlo, significa che è possibile. Da quel momento ho cominciato a credere nel mio sogno. Oggi frequento la prestigiosa Università di Nairobi e seguo il corso di laurea in diplomazia e politica internazionale. Non so come sia accaduto. Amo molto il mio paese e voglio fare qualcosa di importante per il Kenya. Ora Ignatius è consapevole della strada che ha fatto e del dono che ha ricevuto attraverso quegli amici che lo hanno preso sul serio. Una cosa di cui mi ricordo sempre della Little Prince è che mi hanno aiutato a diventare la persona che sono oggi, in termini di fiducia e di libertà di essere me stesso. Ricordo che tutti ci dicevano «Dovete essere voi stessi! Dovete essere voi stessi!» Naturalmente allora ero molto giovane e non capivo cosa significasse essere se stessi. Ma adesso all'università so cosa vuol dire. Perché, per esempio, quando cammino sui binari ferroviari, incontro ragazzi che frequentavo quando avevo 6 anni. E dal loro sguardo capisco che probabilmente fanno uso di droghe o altro. Io sono fortunato a non essere mai finito in quel giro. Penso che tutto sia possibile, ma è reso possibile anche grazie a degli amici che ti accompagnano e ti indicano il giusto cammino. Innanzitutto persone che credono in te.